In quanto papà e nonni parlano ancora di realtà virtuale, realtà realtà, se è realtà non è virtuale, invece vediamo che le nuove generazioni non scindono, ed è questo l'importante, l'integrazione, e con questo stand e con i momenti di formazione che organizziamo, questo è il nostro obiettivo, l'integrazione e la convergenza appunto del virtuale e del reale, perché la realtà è unica e la persona è unica, e questo è il nostro obiettivo. E che consiglio ti senti di dare invece a chi vuole intraprendere la tua stessa carriera e vuole prendere parte, ecco, a questo nuovo mondo, perché non parliamo più, come dicevi tu, di realtà, perché è la realtà. Uno, assolutamente. Nel momento in cui io vivo la mia amicizia su Facebook perché ho un amico che magari è trasferito, perché è in Erasmus piuttosto che in vacanza, o sono su WhatsApp, io sono reale, quell'amicizia è reale e quella relazione la sto giocando in quel momento. Poi quando ci incontriamo in un bar, in un pub, in un concerto, io sono quello e la relazione è quella, la persona che ho incontrato è la stessa, no? Sono solo dei mezzi, non è il nostro fine, ecco. Il virtuale non è il fine, è il nostro mezzo e in questo ci giochiamo. Allora, la domanda è tosta, il consiglio. Allora, il consiglio che mi sento di dare è assolutamente una mente molto aperta e la forza di potersi spendere, proprio perché la mia formazione per poter occuparmi di mondi virtuali e di nuove tecnologie è multidisciplinare, in quanto incontro spesso ingegneri informatici, filosofi, matematici, che compensano magari quelle che non sono le mie competenze di base. Mi confronto con sociologi, mi confronto anche con grafici, perché comunque l'efficacia comunicativa è molto importante. Per cui io mi sento di dire un grandissimo in bocca al lupo queste nuove generazioni, che sicuramente conoscono prima di noi quello di cui stiamo parlando, e sicuramente vi invito davvero a investire nei mondi virtuali, nella formazione. Grazie, grazie a voi, davvero, grazie. Ciao.